Salve a tutti, siamo la classe terza F dell'Istituto Arnolfo Di Cambio 2 di Colle di Valdelsa. In questa attività rafforzeremo lo spirito di gruppo e il lavoro di squadra. Morning everybody! Morning! How are you? I'm fine, thanks, and you? Oh, I'm very well, thank you. Boys and girls, today's activity is called the Paper House. In this activity, the class will be divided into three groups, okay? And you will be given papers and straws. With only this material, you have to build a house. And the winner is the tallest house, okay? So you can only use paper and straws and maybe glue or sellotape, and you have to build a very tall house. But the key word for this activity is cooperation, teamwork, okay? Listen to each other and work together. Good luck! Quindi speriamo bene. Abbiamo fatto tutti veloce, non c'è stato problemi, ognuno aveva il suo compito, ha rispettato il suo compito. Il gruppo è più alto, e il gruppo classificato all'inizio pensavamo di non farcela, ma alla fine aiutandoci tutti insieme è uscito un lavoro bellissimo. Ci siamo divisi i lavori, per esempio c'era chi tagliava lo scotch e faceva la base, e alla fine, unendo le forze, siamo riusciti ad arrivare primi con la forza di volontà. A lavorare in gruppo mi sono trovata abbastanza bene, anche se abbiamo avuto un po' di difficoltà con la costruzione, però alla fine ci abbiamo messo tutto l'impegno che potevamo metterci e mi sono divertita molto. Oggi abbiamo fatto un buon lavoro di gruppo e tutti quanti hanno contribuito nella costruzione di questa casa,
Ognuno aveva un proprio compito e l'ha svolto al meglio delle sue possibilità. Ci siamo aiutati a vicenda e ognuno di noi ha dato il massimo per raggiungere l'obiettivo.